Il ponte Genova-San Giorgio rinasce sotto un arcobaleno che sembra abbracciarlo, dopo un breve acquazzone poco prima del taglio del nastro. Due anni fa, quando era crollato il viadotto Morandi, pioveva dirotto. È come se il tempo fra la tragedia e l'inaugurazione fosse stato messo fra parentesi. Se il camion fermo sull'orlo del baratro è stato il simbolo di quei giorni drammatici, l'arcobaleno è certamente quello della rinascita. Lungo 1067 metri, il viadotto, progettato da Renzo Piano, è stato salutato dal passaggio delle frecce tricolore che hanno dipinto di bianco, rosso e verde il cielo di Genova. Ora sul viadotto si lavora per rimuovere le installazioni della cerimonia, poi il ponte sarà consegnato ad Autostrade e in serata potrebbe essere già riaperto al traffico. Io c'ero, quando ci passerò sarà una grande emozione. Un'operazione straordinaria la ricostruzione del viadotto, compiuta a tempo di record da un pool di imprese italiane, con operai e ingegneri orgogliosi del loro lavoro. Le mie mani sono tra quelle che hanno costruito il ponte insieme alle mani di tantissime altre persone. Ripeto, da genovese è il mio e il nostro ponte. Tra 20 anni racconterò di quest'anno speciale che mi è sembrato essere durato 10 anni e spero anche di raccontare tanti altri progetti che farò.